Andrea, insomma, una partita difficile per voi, quei due gol, insomma, stati un po' decisivi dal 2-1 al 3-1. La risposta c'è stata, ma forse non così importante come si aspettava questo grande pubblico. Sì, diciamo che abbiamo fatto lo stesso errore dell'andata. Oggi abbiamo preso due gol all'ultimo nel primo tempo che ci hanno spezzato le gambe di nuovo. A differenza dell'altra volta ci siamo rimessi un po' in piedi, però con una squadra esperta così e piena di talenti, recuperare tre gol è difficilissimo, quasi impossibile. Ci siamo complicati la vita da soli. È indubbio che loro siano fortissimi, ma anche noi abbiamo altre carte da giocarci e di certo non sono queste. Comunque abbiamo visto delle note positive quando il Lodi gioca insieme, gioca con intensità. Anche il quarto ha avuto dei problemi perché l'1-0 è arrivato 1-1 subito, proprio è stata una grande parte di partita su pareggio. Sicuramente grazie a te deve esserci un altro spirito per tutti voi. Sì, allora, intanto ci tengo a dire, ringrazio i tifosi che nonostante il 2-0 sono sempre qui a incitarci, e appunto perché a 2-0 non è ancora finita, siamo sempre qui, quindi non molliamo un centimetro. E il Lodi sappiamo tutti quanto vale, quanto pesa questa maglia, e sicuramente non ci arrendiamo. Quindi vi aspettiamo mercoledì qui di nuovo in questo parquet per provare a portarla alla gara 4. Sicuramente ce la portiamo, siamo forti, abbiamo le doti per farlo, lo faremo a tutti i costi. Grazie Andrea, e ci vediamo mercoledì.